Bravissimi, sì. Speciale per noi perché abbiamo, non è ogni giorno che facciamo musicista deve suonare, perché la nostra missione, il nostro mestiere è una vita per noi, e abbiamo uno di noi che è sempre con una famiglia, perché andare fuori dall'Africa e vivere a un altro mondo posto è molto complicato. Mi sembra che tanti italiani hanno vissuto anche questo. E qualche volta non succede di avere delle famiglie che fanno un'adozione proprio. L'adozione non è sempre quando non abbiamo un padre o una madre. Può succedere che adotti qualcuno che ha un padre o una madre che gli voglio bene, ma è lontano di loro, è di un altro mondo, e ogni tanto qui in Italia mi succede di avere una famiglia. E questa famiglia oggi, uno di loro, Rita, quello che ha fatto il suo compleanno, doveva andare a Dakar, ha detto che no, io rimango. Perché mi succede di vivere dei momenti anche tristi, difficili, di bello anche, del bene o del male. L'Italia è un paese straordinario, abbiamo scelto di venire qui. Non è sempre facile, ma è anche bello quando ti hai delle persone vicino a te. Non è un rapporto di soldi, e gli italiani hanno molto questa emozione di parlare. Io ho amato questo paese,
dei miei primi anni le dice sempre, mia madre mi diceva, ma come sono gli italiani, si sono cattivi, ritorno a casa. Ho detto, mamma, loro mi regalano ogni giorno e io non capiscavo niente dell'italiano. Ogni giorno gli italiani mi regalavano un spettacolo sulla strada. Poi vedevo due italiani sulle semaforo o qualcosa che dicevano delle parole che io non capiscavo niente. Ma che cazzo va a fanculo? Pensavo con il spettacolo, le guardavo. Era qualcosa molto forte per me. E ha detto, mamma, guarda, quelli lì sono straordinari, non ho mai visto dei italiani così. Allora, per questo motivo vuol dire che la famiglia è molto allargata, mi sento come loro, mi sento qui a casa, del bene o del male. Diciamo auguri, viva anche 200 anni con tua famiglia. Il mondo oggi, siamo in un mondo di crisi, è molto difficile, bisogna dell'equilibrio. Amato molto il discorso del maestro tutto a l'ora che parlava dell'equilibrio di questo mondo. Dobbiamo imparare dagli altri, non dobbiamo vergognarsi di farlo. Io penso che grazie a loro che capisco il razzismo non esiste, solo che non ci conosciamo bene. E dobbiamo lavorarsi per questo. Ingeni gambo ya sange yara mayona. Sur l'improvisation et sur un désordre organisato.
Allora vuol dire che sei molto coraggioso già di suonare con lui. E facciamo adesso un ultimo brano. Allora facciamo un ultimo brano e questo brano parla anche di una cosa che io dico sempre, che la differenza è umana, siamo diversi ma è umano e dobbiamo trovare un modo dell'equilibrio. E per questo motivo io chiedo sempre dai degli esempi che possono interessare le gente, perché quando sono venuto qui mi hanno descritto come vedono una donna bella, per esempio, come le europee non la vedono per rapporto. Allora facevo delle canzoni che parlavano di bellezza di una donna africana che io amavo e descrivevo in generico come sono noi donne. Allora, ha visto che qui per essere bella per una donna deve essere magra e di dieta. E per noi africano una magra non è bella ma ha fame. Allora, dicevo, ma ogni tanto da ogni città c'è qualcuno che è discriminato, sicuramente in Africa, perché da noi è sincero, per esempio quando ti scusa a qualcuno, dopo un anno tua moglie esce magro, dicono ma quello lì suo marito è tanto male, le sei divorzi che ti vedi in Africa è solo il motivo che quando la donna dopo è stata scusata un anno magro, mi fanno tutto quello, il suo marito è cattivo, sicuramente quella lì sta soffrendo. E può darsi è naturale, può darsi. E qui anche ho visto tante volte le situazioni della televisione, del TV, che dai questa dittatura che noi maschio, e sempre se noi che mettiamo questa filosofia per comandare, per guidare. Per in verità, maschilismo in Africa che è molto duro per noi sorelle, che ogni tanto non hanno, manca qualche volta da una certa città il diritto di andare alla scuola. In Africa io dicevo ogni tanto dobbiamo anche cambiare questa cosa, non dobbiamo, lo vediamo più in Africa, da un altro esempio, delle donne africane dei uomini che possono avere il diritto di avere quattro mogli e una donna non ha questo diritto. L'esigione, l'alfabetizzazione, e questo è un maschilismo africano. E io dicevo sempre, scusatemi del termine, che se la verità dovrà avere un sesso, dovrà essere bisessuale, ma non dovrà essere né delle donne né degli uomini. E qui in Europa anche viviamo questo momento, vediamo dei crimini ripetitivi di queste donne che ogni tanto che vivono male a casa, e non è giusto. Dobbiamo trovare che non è che sono lì che io lo dico, è una verità che siamo. Mio padre, per esempio, all'epoca io sono nato in una famiglia poligama. Mio padre aveva 4 mogli e 30 figli. 30? Ma c'était una famiglia di musicisti che avevano bisogno di mani per suonare. Perché da lui ha capito come le contadini. Il contesto era, però ogni tanto mia madre le vedeva soffrire. Infatti faceva un brano che si chiamava il comunismo dell'Africa. Perché per me le seule comuniste veri sono le donne africane che dividono tutto, anche un marito. Comunismo, per questo motivo questo brano è simbolico e generico. Io penso che devono cercare anche qui in Europa di lasciare noi sorelle, madre, moglie, essere come sono tutti belle per me. Per questo motivo. Grazie Rita. Grazie a te. Grazie maestro. Grazie, auguri. Lungo vita. Thank you.
Giovanni.